sempre colpa loro, perché mi viene in mente Apnea che parlava di morti sul lavoro, inquinamento, un bel film, un bel giallo. Chi ha visto? Cioè, qualche volta si fanno i film, cioè, i registi qualche volta ci sono, però... Io credo, guarda, che sia anche un problema, poi tu hai citato Apnea, che è un bellissimo film, per esempio, che non ha visto, che è scomparso praticamente, che io credo che sia anche una volontà a volte, no? Cioè, è molto più facile non pensare, no, che pensare, quindi è molto più facile far uscire in 200 sale Federico Moccia, piuttosto che far uscire Apnea, perché si parla di morti sul lavoro, di inquinamento, si parla di questo paese. Allora, lo scopo, molte volte, di chi ha quello che... chiamano la P maiuscola il potere, molte volte è molto più facile appunto non aiutare le persone al pensiero, e molte volte in questo paese purtroppo si muore anche di televisione. Quanti di voi potevano mai immaginare che al di là dei 5 km da Napoli, quindi da una metropoli, c'è un campo rom di quelle dimensioni, in quelle condizioni? Che differenza c'è tra quei bambini che vivono lì con i bambini che saranno illustrati, presentati nel documentario, e stiamo a 25 km da Napoli, e che continuano, nonostante le denunce, continuano a vivere in quelle condizioni disumane. Buongiorno, Alessandro Iaquelli di Altre Notizie, napoletano, pertanto uno dei diretti responsabili di quel vuoto di informazione di cui parlavate poc'anzi. Non si deve generalizzare. Certo, perché. Allora, innanzitutto un grosso merito che ha il lavoro che avete fatto è che appunto su quella informazione di cui si è parlato stamattina spesso si sente parlare come se l'emergenza rifiuti si fermasse ai rifiuti solidi urbani, si parla sempre invece ai traffici illeciti come un qualcosa che appartiene al passato. Avete avuto il merito di mostrare che anche stamattina, anche stanotte, qualcuno ha bruciato e scaricato, e anche la prossima notte sarà altrettanto. Quindi riportiamo finalmente all'attualità un qualcosa che invece viene dato sempre come qualcosa di 10 anni fa. Allora, io di domande ne avrei 4, molto tecniche. Le faccio una alla volta o le faccio tutte assieme? Come tu guarda. Benissimo. Allora, innanzitutto il criterio di scelta delle zone nelle quali avete voluto fare le riprese, poiché è noto che tutta la totalità delle province di Napoli e di Caserta, e anzi avete preso le immagini anche da noi di Salerno, quindi tre quarti della Campania sono. Volevo capire se è una scelta dettata solo dai tempi del cortometraggio oppure se è stata una scelta ponderata, pesata, valutata. E poi mi incuriosiva molto capire, anche per confronto con un altro lavoro che ho fatto io in passato, quando eravate in loco, da parte della popolazione e della gente locale, quanta collaborazione avete trovato o viceversa, quanta, non dico bastoni tra le ruote, ma almeno sospettosità, insomma, o sfiducia. E ancora, come mai avete scelto di mettere tutta questa enfasi sulla questione delle pecore? Non perché sia sbagliato, è una curiosità mia. E infine, se avete avuto l'impressione, e se sì quanto, che l'emergenza dei rifiuti solidi urbani possa essere una copertura dello smaltimento illecito di rifiuti da parte dell'Italia industrializzata. Ma io rispondo alla prima, no? Noi abbiamo scelto la zona di Quariano, Giuliano, Verica, Cerra, perché insomma è la zona, secondo quanto dice il dossier sulle ecomafie di Legambiente, che credo che sia più completo e sia veramente come dire una sorta di Bibbia per chi si occupa di rifiuti e di ecomafia, lo concentra come, come dire, quel triangolo della morte, no? Quindi quella zona lì c'è la più alta densità appunto di morti per tumore, insomma c'è il più alto tasso di inquinamento, quindi noi abbiamo scelto, proprio è stata una scelta, scegliere quella zona lì. Poi chiaramente ciò non toglie che tutta l'Italia è colpita dal problema dei rifiuti. Il dossier sempre dice che addirittura solo il Trentino Alto Adige e la Valle d'Aosta sono immuni, diciamo, da questo problema dei rifiuti tossici e nocivi, quindi non parla di tal quale, cioè dei rifiuti solidi urbani. E quindi è un problema che coinvolge tutta l'Italia. Poi dice che sarà la più alta concentrazione, come sappiamo tutti, negli anni, credo, 90, Licio Gelli a un certo punto doveva smaltire dei rifiuti dalla Toscana e quindi si mise, fece un accordo appunto con, diciamo, l'industria campore napoletana, e da lì la Campania è diventata il monnezzaio di questo paese. Quindi è stata anche una scelta proprio
come dire, registica e anche, come dire, con, abbiamo fatto volontariamente. Poi non dimentichiamo che sia da Cerva, perché il quale cioè, non solo la parte illegale, ma erano solo concentrati anche gli impianti che avrebbero dovuto creare il ciclo integrale dei rifiuti. Da Cerva c'era, c'è in costruzione l'inceneritore, a quale anno c'era la vita ricca, ci sono gli impianti di CDR, sono i siti di stoccaggio, le bombate, quindi era, si poteva con quei territori parlare del legale e dell'illegale, qui confine talmente là. Poi a fare del giudice sta quale anno c'era la vita ricca. Quanta collaborazione avete trovato? Ah, su questo tantissimo. Lì si è stata, si è messa su una sorta di grandissima collaborazione, contadini che ci hanno accompagnato, masserie completamente aperte. Sapete, in genere c'è questi stradoni di campagna, li chiudono con una sbarra e mettono il lucchetto. Quello è, non serve a niente perché tu puoi aggirare la sbarra e entrare, però quello per i contadini, mio nonno è contadino, quando mi diceva gira la sbarra, per noi era il massimo. E quando mi hanno dato le chiavi per dire vai quando vuoi, come vuoi e con chi vuoi, è stato il buongiorno per me, è stato il buongiorno Italia, come vi devo dire, è stato bellissimo. I contadini mi hanno dato le chiavi, perché noi contadini non le diamo in mano a nessuno le chiavi per entrare nelle masserie. Invece ci siamo andati a tutte le ore con i loro camion, con i loro trattori, e hanno voluto che mangiassimo la frutta. Questa è stata una cosa molto bella, io la mangio perché è ottima. Come dire, l'orgoglio di farti vedere, e poi per strada ci consigliavano dove andare a mangiare per evitare che andassero nelle pizzerie di contrabbando, dove andare a mangiare, cosa mangiare, insomma, farci vedere le stradine per aggirare il blocco che c'era, o il blocco dello Stato o dell'antistato, perché anche questo potevi vedere da lontano. No, non vi preoccupate, andate di là, c'è stata questa grandissima collaborazione. Loro ancora adesso mi chiedono, ma non vengono a prendere il caffè, dove stanno? Insomma, sono diventati parte del territorio, per questo vi ringrazio ancora, perché hanno vissuto con noi, c'è stata una grandissima collaborazione. Ecco, noi quello che vi volevo aggiungere di Raffaele è che ovviamente le persone che stavano lì erano anche, come dire, forse all'inizio non tanto diffidenti, ma comunque non così, diciamo, vedevano un po' di inutilità, perché comunque lì di truppe televisive poco italiane, se non ultimamente, cioè prima che scoppiasse il problema pianura, ma prima c'erano sempre delle truppe inglesi, tedesche, giapponesi, cioè tutto il mondo parlava di questa cosa, non c'erano truppe italiane. In effetti dopo pianura è successo, insomma, che c'è stato almeno evidente lì, insomma, ecco questo, poi non diciamo che nessuno se ne interessasse, insomma, di questa cosa. E per quanto riguarda le pecore sono state, come dire, le protagoniste emotive per noi proprio all'inizio, perché andare lì e vedere i cadaveri, cioè camminare, vedere i cadaveri di animali, di agnelli, di pecore, così come se niente fosse, di un camion che mi andavano a ritirare la mattina, bambini che stavano lì, bambini, persone che convivono con quella situazione, quella è stata comunque una situazione che ci sembrava veramente così, insomma, la fantascienza. E sono diventate, sono comunque lo specchio di nostro, cioè le pecore siamo noi in qualche modo, adesso non è tanto, le pecore non ci sono più, le hanno abbattute, quindi è stato veramente, veramente una cosa seria, perché sennò non avrebbero abbattute, quindi non esistono più allevamenti in quella zona, e probabilmente per i prossimi 10 anni non si potranno più mettere avere allevamenti. Per cui anche quello, insomma, è abbastanza così scioccante, piuttosto che, cioè, quando erano negli ospedali. Andiamo.